Elisa Veronesi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, Lisa. E Grazie benvenuta, dell'invito. davvero benvenuta per condividere questo viaggio attraverso l'Appennino in questo libro pubblicato dalla casa editrice Piano B, Atlante Appennino, un'eco biografia. Poi andremo a vedere questa parola, andremo dentro il significato di questa parola perché è una parola che non è così comune. Parola che necessariamente noi dovremmo imparare a conoscerla e a convivere perché è necessario. Elisa è necessaria. Elisa Veronesi è nata e cresciuta nell'Appennino reggiano, e qui c'è già qualche indicazione di questo Atlante Appennino. Da qualche anno vive in Francia, dove è lettrice di italiano all'Université Côte d'Azur, è formatrice alla Società Dante Alighieri, traduttrice, ha progetti di ricerca in corso su letterature antropocene, letterature del paesaggio, ha scritto e scrive racconti, articoli e invece adesso ha scritto un libro, Atlante Appennino. Cominciamo, Elisa Veronesi, dall'immagine di copertina. Che cosa ci racconta questa immagine? Beh, ci racconta la terra dell'Appennino, che è una terra abbastanza specifica, soprattutto dalle mie parti, una terra friabile, una terra che frana. Ed è qualcosa è di tipico, è qualcosa di diverso rispetto alla montagna alpina, che nonostante frani comunque, nel senso che in generale le montagne si erodono naturalmente, però sono un pochino più solide anche solo nel vederle, ecco. E l'Appennino è calcareo, e quindi e questo secondo me è anche un po' una metafora almeno io la interpreto un po' come una metafora del luogo, è un luogo che sfugge alle definizioni. Poi non siamo obbligati necessariamente a definire tutto, ecco. Però diciamo nell'indagine che ho fatto mi sono resa conto che c'è questa difficoltà, è una cosa che già diceva Matteo Meschiari in un articolo uscito su Doppio Zero, che a me è un articolo che all'epoca diede un pochino il via a certi pensieri sull'Appennino. L'Appennino è refrattario alle definizioni ed è anche, non so se forse anche per questo, che è poco esplorato da un punto di vista letterario. Spesso, poi vivendo all'estero, a volte le persone magari mi chiedono di alcuni luoghi dell'Italia e a me piace dare anche consigli di lettura, proprio di narrativa dei luoghi. E mi viene molto facile dare consigli appunto su luoghi alpini, pensiamo a Rigoni Sterna, già da solo proprio, o su luoghi costieri o sulle città. È più difficile farlo per un luogo come l'Appennino, che a volte all'estero, per esempio qui in Francia, io a volte la stessa parola Appennino, se qualcuno non conosce la geografia italiana, non è comprensibile, cioè non sanno proprio che cos'è. Ecco. In Francia e in Italia, a volte a malapena sappiamo, anche perché, come ci diceva poco fa Elisa Veronesi, delle Alpi si racconta e giustamente si racconta molto ed è importante, no? Ha citato Mario Rigoni Sterna, che è uno degli esempi più fulgidi del racconto per eccellenza della montagna, ma non solo. Ora, ultimamente i dibattiti sulla montagna sono molto presenti, no? Sono vicino, sono un uomo di montagna, no? Se mi sporgo un pochino più in là, oggi no, perché oggi è una giornata di pioggia, e speriamo di pioggia feconda, per fortuna. Se mi sporgo un pochino più in là, in una giornata di sole, io dalla finestra di questo studio vedo la montagna che per me è l'eccellenza delle Alpi, ovvero il Monviso. E quindi siamo vicini alle Alpi. Però pur essendo vicino alle Alpi è vero ciò che diceva poco fa Elisa Veronesi, l'Appennino ha necessità di essere narrato, altrimenti quello sfaldamento che è naturale dal punto di vista geografico, no? Succede ed è normale, e quello smottamento, c'è anche uno smottamento dal punto di vista di narrazione, dal punto di vista letterario, che ne pensa Elisa? Sì, diciamo che se riprendiamo il fatto
Il filosofo Paul Ricoeur diceva che l'essere umano ha necessità di raccontarsi e di raccontare storie per esistere, cioè nel senso in Paul Ricoeur, che poi c'entra anche con l'ecobiografia perché viene un po' da lì, noi costruiamo la nostra identità raccontandoci, non possiamo farlo altrimenti. E questo vale secondo me anche per i luoghi, c'è una cioè, la necessità a me è venuta un po' da questo, dal fatto che far esistere un luogo è raccontarlo, poi nel possibile ho cercato di fare in modo anche che si raccontasse da sé, ecco, ho cercato di non essere, di non interferire troppo nel possibile, poi chiaramente i racconti che facciamo sono mediati dal linguaggio, questo è chiaro, per cui il linguaggio è sempre qualcosa che interferisce con la realtà delle cose, non riusciamo mai a dare la stessa cosa della realtà, però questo raccontarsi e questo raccontare è qualcosa che ci permette di capire meglio, di guardarci meglio, di guardare meglio. La cosa interessante e importante è che oggi questo racconto, ecco, deve essere il più possibile, secondo me, allargato, cioè un racconto che non può rimanere soltanto umano, ecco, quindi può essere un racconto dei luoghi, può essere un racconto degli animali non umani, delle piante, di tutto il vivente, in effetti. E adesso veniamo al sottotitolo di Arlante Appennino, un'ecobiografia. Entriamo dentro questa parola composita, ecobiografia, Elisa Veronesi. Sì, un'ecobiografia, ecco, come la parola si compone da oikos, che in greco uno dei significati è casa, uno dei significati principali è biografia, quindi biografia, scrittura della vita. Questo dal punto di vista etimologico, io ho una parola che riprendo proprio pari pari da ecobiografie, quindi dal francese, e che viene da un testo di un filosofo che si chiama Jean-Philippe Piron, che ho avuto il piacere di conoscere, di incontrare e di parlare anche con lui proprio di come è nata questa. È anche presente nelle frasi in esergo quella di Jean-Philippe Piron. Di Jean-Philippe Piron, esatto. E sì, è stato insomma molto importante e quindi il racconto, la scrittura della vita è il raccontare la propria storia o possono essere anche le storie di una comunità senza escludere il vivente che con il quale viviamo appunto e quindi con il quale entriamo in contatto, che possono essere, come dicevo prima, animali, piante o anche solo un territorio in sé, e per renderci conto che la nostra storia è composta ed è strettamente legata, che non vuol dire sovrapposta, è legata, cioè c'è un legame, non c'è necessariamente una sovrapposizione, ma è legata a tutto ciò che ci circonda, che noi modifichiamo, ma anche che ci modifica. E in particolare va a riprendere alcuni elementi della nostra storia, diciamo, della nostra infanzia, o comunque del momento, di alcuni momenti in cui eravamo bambini, perché quelle storie lì, spesso, quegli incontri che abbiamo fatto da bambini, nella maggior parte dei casi li abbiamo messi da parte, cioè li abbiamo messi in un curriculum nascosto, potremmo dire, cioè sono cose che fanno parte di noi, ci costituiscono, ma noi siamo più abituati a raccontare altre storie di noi, cioè siamo abituati a scrivere altri curriculum, quando, no, a raccontare altre esperienze, altre skills, come si dice appunto nei curriculum. Ma in realtà ognuno di noi potrebbe, l'ecobiografia è una cosa che ciascuno può praticare, può pensare a qual è stato l'incontro con, per esempio, con un animale che ci ha modificato, che ci ha dato qualcosa, che cosa è successo in quel momento e quella cosa lì dopo dove è andata, dove l'abbiamo messa. Jean-Philippe Piron utilizza anche l'ecobiografia per una cosa interessante, che è quella di andare a rintracciare la storia di alcuni grandi pensatori dell'ecologia o attivisti anche, per andare a vedere che cosa li ha spinti
a dedicarsi magari tutta una vita all'ecologia, penso agli attivisti di Nord-Léland qui in Francia, che sono persone che hanno cambiato, cioè sono andate a vivere sopra un territorio per salvarlo in un certo senso. Questo è una cosa rischiosa, che vuol dire cambiare la propria vita, vuol dire tantissime cose, e l'ecobiografia permette anche di rintracciare quali sono le motivazioni profonde. È evidente che ognuno ha la propria storia e le proprie motivazioni, questo sì, però potrebbero anche esserci potrebbero anche scoprire che ci sono dei fattori, dei valori, delle cose comuni che si potrebbero poi usare per, come dire, accendere in maniera più ampia questa volontà di salvaguardia. Potremmo dire, Lisa Veronesi, l'ecobiografia, ricondurla a una, se ho ben compreso le sue parole, a condurla a una ridefinizione dell'umano e anche del non umano. Sì. Sicuramente sì, in primis forse è una ridefinizione dell'umano, comunque, perché siamo è vero che è l'umano che la scrive, quindi, ma sì, anche una ridefinizione del non umano, che secondo me oggi è necessaria, una ridefinizione dell'umano, perché diciamo che l'umano si è messo in una posizione di predominanza totale nei confronti del resto dei viventi, per cui è necessario oggi ridefinirci, cioè ridefinire dove siamo, che fra l'altro è la prima in realtà domanda dalla quale nasce l'Atlante, e con chi siamo. In un libro molto bello che si intitola Terraforma, che è un libro, il sottotitolo è Cartografia potenziale, cioè è il tentativo di disegnare delle nuove mappe, perché le carte che noi usiamo abitualmente sono vuote, come dicono Alexandre Arène e Alexel Grégoire, che sono due architetti. Le carte che noi guardiamo sono vuote, ma sono vuote di che cosa? Sono vuote di vita. Cioè noi suddividiamo il territorio in strade, linee, guardiamo le nostre carte IGN, e dove sono i viventi? Dove sono i viventi? Dove sono le modifiche anche che noi abbiamo apportato al territorio? Voglio dire, no? Stiamo riempiendo la terra di scorie radioattive, per cui questo non lo vediamo sulle carte, però normalmente quando vediamo. E quindi ecco, è una ridefinizione sicuramente l'ecobiografia dell'umano, del non umano e della terra. A proposito di umano, per essere veramente, perché qualcuno può pensare, ma sì, è vero, però in pratica tutto questo, Elisa Veronesi, come possiamo tradurlo? Traduciamolo subito, ad esempio andando a Ventimiglia, perché Elisa Veronesi ci sbatte in faccia subito la realtà, la cruda realtà, no? Dell'Appennino, in questo caso l'Appennino Ligure. Siamo a pochi chilometri, quasi a pochi metri dal confine francese. E qui che cosa succede? Ecco, sì, Ventimiglia è uno dei primi luoghi in cui nasce, dei primi luoghi che si, anzi è il primo luogo in realtà che si incontra nell'Atlante. È una frontiera, un luogo di confine, lo è da molto tempo in realtà, però diciamo che è una frontiera che comincia ad alzarsi, questa frontiera, alla fine dell'Ottocento, quando si comincia ad avere bisogno di documenti per spostarsi sulla terra. E quindi ecco, quello che succede è che qui ogni giorno ci sono persone che provano ad attraversare quella che oggi è una frontiera ristabilita a tutti gli effetti, malgrado Schengen, nel senso che la Francia chiede ogni 6 mesi che vengano stabiliti dei controlli, e quindi ogni giorno ci sono persone che muoiono sui treni, ci sono persone che rischiano la vita in sentieri a picco sul mare, e che vengono fatti scendere dai treni, insomma è una situazione
che poi ecco, la ritroviamo anche dall'altra parte, se andiamo nel confine est italiano è anche questo, Elisa Veronesi, questa situazione fa parte del paesaggio, e perché il paesaggio non è semplicemente quello che noi vediamo, che ne so, i prati e i boschi, le montagne, le città e così via. E questo bisogna ricordarlo, diceva in apertura di conversazione, non tanto per definire un luogo, no, anche se il luogo stesso sfugge, però per ricordarlo. E a proposito del ricordare, adesso spero di andare a ritrovare la sottolineatura a proposito di paesaggio e di ricordo. Lei scrive, Elisa Veronesi, un luogo, possiamo anche ricordarlo. Ricordare un luogo significa essere altrove. La necessità del ricordo ci arriva nel momento in cui questo luogo è lontano o nel momento nel quale l'abbiamo perduto. Raccontare un luogo allora significa andarsene, cambiare strada, allontanarsi, camminare altri sentieri, salire altre montagne, nuotare altri mari. Allora il luogo si farà primario, essenziale, diventerà cammino, percorso di osservazione durante il quale sarà la terra direzionare, la mente e paesaggio non saranno altro che i piedi per terra. Ora, come possiamo fare a ricordare un luogo per essere altrove? No? La necessità del ricordo ci arriva quando questo luogo è lontano o quando l'abbiamo perduto. Sembra un po' la situazione dell'amore, no? Un po' alla Ovidio questa. Sembra anche paradossale, nel senso, a me in realtà è quello che è capitato molto banalmente, probabilmente quello che capita a molte persone che si ritrovano ad andare via e a vivere altrove, più o meno lontano. E un giorno mi hanno chiesto, diciamo che proprio la scrittura vera e propria dell'Atlante comincia da una domanda molto banale apparentemente, che mi è stata chiesta quando ho dovuto partecipare a un'esposizione per l'emigrazione italiana in Francia, e la persona mi ha chiesto: ma se conoscevo, com'è da voi, com'è da lei, scusi se ci davamo da lei, com'è da lei, com'è casa sua in un certo senso, sarebbe questa la domanda. E io mi sono resa conto di non saper rispondere. E da lì ho cominciato una riflessione sul cercare di dire com'è il luogo dove sono nata. Chiaramente mi sono trovata a farlo da lontano, perché ero lontano fisicamente e non potevo essere sempre sul luogo. E mi sono resa conto che ho cominciato a vederlo meglio da qui rispetto a decenni passati a viverci. Quindi in un certo senso questo è normale, perché quando guardiamo qualcosa da fuori è sempre più chiaro, e questo anche che fa la letteratura, secondo me prende una distanza dalle cose che ci permette di vederle diversamente. E quindi un po' è questo secondo me che vuol dire, e quindi di conseguenza ricordare un luogo è anche questo, però allo stesso tempo ricordare un luogo può voler dire, come ricordava il filosofo Arnenès, oggi ci sono milioni di persone che perdono la loro casa, che perdono il luogo nel quale sono nati, semplicemente perché è un luogo nel quale non si può più vivere a causa di cambiamenti climatici, a causa di guerre. E però si può fare casa anche altrove, questo lui faceva sulla montagna dove aveva costruito la sua casa. Lui diceva: io non sono nato qui, ma questa è diventata casa mia. E quindi l'importanza di sapere di poter sapere che possiamo costruire la nostra casa anche altrove, anche se non è quel luogo che abbiamo perduto. A volte si perdono i luoghi. Noi ovviamente questo discorso possiamo farlo più ampiamente per la terra, in un certo senso ci sembra di stare perdendo il pianeta, in realtà il pianeta continuerà la sua storia tranquillamente, però
questo sentimento di perdita, questa sensazione che le cose stanno cambiando e anche molto velocemente ci porta, secondo me, a interrogarci giustamente sull'importanza della terra. Sull'importanza della terra di dare un senso e delle possibilità. E questa parola possibilità è una parola che è un filo rosso continuo in questo libro pubblicato da Piano B, Atlante Appennino. Ma se il senso della realtà esiste e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia giustificata, allora ci deve essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità. Questa è la prima frase delle tre scritte messe in esergo, la frase di Robert Musil. Ecco, Elisa Veronesi, questo libro è veramente una ricerca del senso delle possibilità. Sì, è una ricerca che è cominciata, io dico, non a caso in un territorio che è quello del mare, perché il mare, secondo me, come diceva Paul Valéry, il mare non smette mai di farci vedere, di mostrare nuove possibilità. E quindi forse il paesaggio nel quale vivo ha, in un certo senso, stimolato questa ricerca. E le possibilità sono, beh, secondo me, l'unica la cosa che possiamo fare è continuare a cercare nuove possibilità, perché ci sono sempre nuove possibilità. Come Bellux, in uno degli ultimi libri che è uscito per Meltemi, che mi pare che sia intitolato Sentirsi a casa, diceva che sentirsi a casa era anche ricordarsi come i nostri antenati vivessero di cose molto più semplici, molto più semplicemente, e potevano in questo modo affrontare situazioni difficili, umanamente difficili. O questa era la stessa cosa che accadeva milioni di anni fa, quando l'essere umano sopravvisse alle glaciazioni, alla fine della glaciazione. Vivevano in luoghi e in climi completamente, completamente difficili, ma malgrado questo, attraverso per esempio l'invenzione di strumenti semplici, in realtà semplici, ma all'epoca non così tanto da inventare, e in realtà queste nuove possibilità, questi nuovi strumenti, queste nuove anche immaginazioni, pensiamo ai tutti i dipinti che troviamo nelle grotte, hanno permesso all'uomo di poter sopravvivere. E questa è una capacità, queste sono capacità umane che abbiamo, quindi quelle di innovare, rinnovare, cioè che fino adesso ce le abbiamo. Ecco, bisogna, secondo me, riflettere sul fatto che alcune di queste capacità, come per esempio la capacità di adattamento, si sta negli ultimi decenni, e dico veramente decenni, riducendo, nel senso che, faccio un esempio banale, nel 2050 si stima che il 70% della popolazione vivrà in zone urbane. Ora, questo limita le capacità adattative di Homo sapiens, e questo va bene e funziona in un ambiente stabile. Cioè, in un ambiente stabile il fatto che noi diventiamo degli specialisti funziona. Il punto è che oggi sappiamo che la Terra non è più un ambiente stabile, non è mai stato fondamentalmente. E quindi, ecco, le possibilità, secondo me, sono legate anche al ripensamento di queste capacità umane che sono fondamentali e che saranno fondamentali. E allora il ripensamento passa anche attraverso la lettura di un libro come Atlante Appennino, un'ecobiografia pubblicato da Piano B e scritto da Elisa Veronesi, alla quale chiediamo, prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni.
Allora, il libro, mamma mia, mi fai una domanda che io ho tantissimi libri che mi fanno Infatti, compagnia in nello questa stesso conversazione sono momento. stati citati diversi libri, quindi anche nell'Atlante Appennino i libri fanno sempre capolino. Sì, esatto, no, in questo momento è Paul Ricoeur, in effetti è il filosofo Paul Ricoeur, che oddio, come è stato tradotto in italiano, e io come un altro penso che sia la traduzione. Non mi ricordo veramente la traduzione in italiano. Comunque lì è un libro sull'identità narrativa del filosofo Paul Ricoeur, quello che mi viene in mente. Ma ce ne sono sicuramente altri 10 che mi fanno compagnia nello stesso Che momento. poi succede quando c'è la domanda: cosa stai leggendo? Quale film hai visto? Cioè, Sì, esce il succede vuoto sempre. catodico, completamente il Esatto, vuoto, e quindi succede è normalissimo. Grazie davvero, Elisa Veronesi, del tempo che ci hai dedicato e buona giornata. Grazie, grazie a lei, grazie a voi, buona giornata.